Ha superato i 100.000 iscritti, ma non ce l'ha neanche uno che va a Sanremo. Giovani, un canale di 100.000, capite? Potete fare il giro e fregare tutti grazie a YouTube. Allora, ero su YouTube, vedo questo videovlog di questa cantante, artista che ha un canale YouTube molto nutrito, ok? E ha iniziato facendo cover. Però poi ha costruito un pubblico intorno alle sue cover che faceva, intorno al suo canale YouTube, pubblicava video spesso, come vi dico sempre, di sfruttare YouTube per creare un pubblico. Dopo che ha iniziato a fare queste cover, poi ha praticamente fatto anche delle proprie canzoni e quindi ha pubblicato dischi e comunque aveva un canale YouTube con oltre 100.000 iscritti. Comunque, quando pubblichi un disco è tutta un'altra storia. Io ve lo dico sempre di sfruttare YouTube e oggi vediamo. Voglio dirvi proprio i tre vantaggi per fare questo, i tre vantaggi nello sfruttare YouTube in modo adeguato e voglio farvelo capire raccontandovi di questo video che ho visto di questa artista che è partita, era un videovlog in cui prende parte e va a fare un concerto. Era stata invitata ad un festival, capite che cambia completamente tutto? È lei che è stata invitata ad un festival, va a suonare a questo festival, c'ha il suo pubblico che conosce le sue canzoni, trova un altro, cioè poi un altro artista pure che fa cose di questo tipo, ha aperto un canale YouTube dove fa le cover, perché poi fare le cover è la cosa più semplice, potete anche fare altri video, però fare la cover di artisti che vi piacciono, che rispecchiano i vostri gusti, anche il genere musicale che fate voi, per poi inserire delle praticamente dei vostri brani è il metodo più semplice per sfruttare YouTube. Fai delle cover, attiri gente, poi gli fai ascoltare le tue canzoni. È semplicissimo, l'ho spiegato nel mio libro Musicista YouTuber. Faccio esempi proprio, dico proprio anche questi YouTuber che sono partiti così. Ok, questo libro è su Amazon se lo volete, Musicista YouTuber, come ottenere un contratto discografico grazie a YouTube. Vi spiego proprio come sfruttare YouTube. E adesso in questo video, ripeto, voglio parlarvi dei vantaggi, ok? Proprio facendoveli toccare con mano, voglio che voi capite questa cosa, che chiudiamo questo video, che chiudete questo video e iniziate a creare contenuti, ma non il videoclip, mannaggia a voi. Iniziate a fare video, cover. La cover è la cosa più semplice. Live, fate chitarra e voce, oppure. Ma anche altri formati, altri format, tutorial, quello che volete. Qui è scritto tutto, approfondite, veramente. È evidente. Allora, fa questo videovlog. Parte ed è stata invitata ad un festival. Cioè, voi lo sapete, io ho fatto dei tour, ma quanto è difficile per un emergente essere, per uno sconosciuto che magari parte promuovendo la propria musica, andare a suonare ad un festival d'estate? Quanto è difficile? L'estate è un casino, se non hai contatti. Questa invece è stata invitata perché? Perché ha sfruttato YouTube, ha pubblicato contenuti, cover, poi i suoi pezzi, il canale ha superato i 100.000 iscritti, ma non ce l'ha neanche uno che va a Sanremo. Giovani, un canale di 100.000, capite? Potete fare il giro e fregare tutti grazie a YouTube. Ok, è stata invitata al festival, va a suonare, canta le sue canzoni. Poi c'era un altro artista che faceva, cioè c'è spazio per tutti, c'era un altro, anche lui invitato al festival. Suonava e suonava le cover, cioè siamo a livelli, ma perché no? Ma fatevi furbi, poi suonate anche i vostri pezzi, poi sta a voi. Quello faceva le cover perché era stato conosciuto così, però i vantaggi sono incredibile. Allora, innanzitutto è più facile trovare i concerti perché crescendo su YouTube avete più visibilità e quindi vi vengono proprio a cercare, cioè attraete i concerti più che cercate. Quindi è più semplice trovare le date. Quindi, primo vantaggio incredibile nell'utilizzare YouTube, sfruttarlo, pubblicando contenuti costantemente. Primo vantaggio, più concerti. Secondo vantaggio, non da poco, sicuramente verrete pagati di più, perché loro vi invitano, voi siete conosciuti, suonate di più e venite pagate meglio. Perché dovete pubblicare un disco su Spotify? Nessuno vi conosce, andare a pregare alle persone di farvi suonare. Quando vi accettano vi danno 50 euro, 100 euro, siete magari in quattro e venite da tutt'altra parte d'Italia e perché deve essere sempre così mortificante? Perché non può essere invece che voi iniziate da YouTube, pubblicate contenuti, cover, bla bla bla, cresce il canale, ok? Dovete trovare il vostro stile, però attirate, diciamo, un po' di pubblico, poi pubblicate il vostro disco d'esordio, inediti, e parte la vostra carriera, il vostro canale cresce. Vi invitano ai festival, vi invitano ai concerti. Siccome vi sto invitando, beh, ti pago 500 euro, saranno tutti più gentili con voi. È così. Perché
Perché dovete rinunciare a tutto questo? Per dei preconcetti che non dovete... Non lo so perché non pubblicare, perché è faticoso. Eh sì, è faticoso. Pubblicare video ogni giorno su YouTube, voi direte, è faticoso. Lo so, ma qua chi ti regala niente? Cioè, ve lo volete fare il mazzo, ma fatevelo intelligentemente. Quindi, più concerti, più soldi, ok? Tutti più gentili con voi e poi più opportunità. A questo punto... vi si apriranno, cioè avrete più opportunità da etichette, agenzie, booking. Sono tre vantaggi clamorosi. Cioè, una volta che avete la vostra visibilità, avete creato un pubblico che, come diciamo sempre, vi invitano ai concerti, vi pagano di più, più soldi, ma avete anche più soldi dal canale YouTube. Potrebbe innescarsi una situazione virtuosa dove guadagnate anche qualche soldino, perché no? 100.000 iscritti, più di 100.000 iscritti, qualche soldino. Qualche soldino lo faccio anch'io con meno di 10.000 iscritti, figurati con 100.000 iscritti. Più opportunità, un'etichetta ci pensa due volte, dice guarda questo c'ha 100.000 iscritti, ma vediamo. Ma vi verranno a cercare, quindi più concerti, più soldi, più opportunità. Che cosa state aspettando? Cioè io non lo so, andate e aprite e utilizzate il vostro canale YouTube. Cioè quando mi dicono come faccio a crescere su Instagram, come faccio a crescere su TikTok... Lasciate perdere, poi se avete una certa età come a me, cioè lasciate perdere, partite da YouTube e poi vi allargate. Ma YouTube, un video al giorno, cercate la vostra, cercate di trovare il vostro format, la vostra chiave. La cover è un esempio più semplice, poi vi rimando a questo libro se volete approfondire, ci sono tutti gli esempi su quali contenuti fare che possono essere utili a costruire un pubblico però targettizzato per poi diventare anche fan, è tutto spiegato in questo libro Musicista YouTuber, andate su Amazon, compratelo, non costa, potete prendere il Kindle, trovate il link in descrizione oppure cercate Musicista YouTuber su Amazon, andate subito e iniziate a sfruttare YouTube in maniera intelligente, ci sono solo vantaggi. Io ho visto il video di questa, è partita, super figa, felicissima, tutti gentili, la gente che cantava le sue canzoni, ha trovato un altro come lei che faceva le cover, tutti felici, e poi ci sono i musicisti che stanno lì, hanno pubblicato il disco su Spotify, fanno un post in croce alla settimana e poi si lamentano, tutto uno schifo. Cioè, ditemelo voi, che state aspettando? Spero che questi miei video vi siano utili, ragazzi, non so più come dirvelo, ho scritto libri, fatto corsi, nella descrizione trovate tutti gli approfondimenti, e non l'ho detto, io sono Michele Maraglino, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore, consulente musicale, l'ho imparato a memoria. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito ad iscriverti a questo canale, spulciare tutto quanto. Veramente, ragazzi, ci sono video di ispirazione, tutorial pratici, guide passo passo, per autoprodursi, autopromuovere. E YouTube sicuramente anche nel 2021, anche nel 2022, è uno strumento fondamentale. Prendete il vostro canale YouTube, pubblicate contenuti, non solo canzoni, ovvio non possiamo fare una canzone al giorno, ma contenuti, dalle cover, che è la cosa più semplice, tutorial, nel mio libro spiego tutto. E prendetevi questi vantaggi, ci sono solo vantaggi. Ve lo ripeto, più concerti, più soldi, più opportunità. A voi la scelta.